alle problematiche da consigliere comunale della città. Io penso che la preoccupazione che abbiamo, parlo penso di interpretare anche tutto il lavoro che ha fatto Paco Seri in questi anni, che è stata una preoccupazione continua per l'attenzione verso gli altri, perché appunto questa attenzione può fare la differenza per rendere la città migliore. È quella città che noi sogniamo, perché la qualità della vita di una città si misura, secondo me, in buona parte della capacità di includere quelli che sono più deboli e più bisognosi nel rispetto effettivo della loro dignità, degli uomini e delle donne. E penso che questi valori, appunto, prossima Como ce l'ha, penso, nel DNA, insomma, penso, sono sicuro che ce l'ha nel DNA. Quindi dopo 4 anni di esperienza in Consiglio Comunale, anzi quasi 5, io penso che certe tematiche, tipo appunto le persone più deboli, gli anziani, perché siamo una città che invecchia, il problema del lavoro, che è un dramma veramente, specie per chi è un po' tagliato fuori, sapete che anche la nostra città, secondo me, sta vivendo un momento impegnativo, perché non basta solo vivere di turismo, occorrono secondo me creare altre possibilità. Il problema giovanile, penso a tutti i ragazzi che conosco che magari sono costretti ad andare fuori città o andare addirittura all'estero per cercare il lavoro, sia un problema reale a cui noi dobbiamo tentare di dare delle risposte. Come logicamente l'ha già accennato il Baggi prima, la nostra città, logicamente città di frontiera, sta attraversando il problema che penso sarà sempre più continuo di gente che arriva da altri paesi a cui dobbiamo impegnarci per appunto tentare di accoglierli nel miglior modo possibile, cosa che mi sembra questa città in quest'estate ha risposto positivamente, però ora dobbiamo veramente, secondo me, far sì che questa non sia un'esperienza solamente estiva, ma che diventi proprio un'esperienza di scelta della città.